Bene, grazie. Sì, non è che viva molto distante perché vivo a 70 km dal confine italiano, quindi il Ticino è molto coinvolto anche nelle comunicazioni che riguardano l'Italia. Io, leggendo attentamente la relazione di Flavia Barca, che ho trovato molto ricca e approfondita, e sentendo anche le cose dette questa mattina, ho l'impressione che dovremmo renderci conto che stiamo assistendo alla fine di un ciclo che è iniziata 20 anni fa o 25 anni fa e che oggi si sta concludendo sia per la televisione sia per le telecomunicazioni. Ormai la televisione generalista è al suo massimo punto di sviluppo e non ha grandi prospettive di crescita ulteriore. Siamo tutti sicuri che continuerà ancora per lungo tempo, ma non ha margini di espansione ulteriori. Così come i servizi vocali che hanno creato negli ultimi 20 anni e hanno supportato lo sviluppo delle telecomunicazioni, prima fisse e poi mobili, oggi sono arrivati anche loro al massimo livello di sviluppo e non hanno più la possibilità di generare crescita. Quindi questo ciclo della televisione e delle telecomunicazioni si sta concludendo. E in questo momento ci sono tutti i segni che ci indicano il fatto che sta iniziando un nuovo ciclo. Un nuovo ciclo che però, sia per le telecomunicazioni sia per la televisione, che richiede, come diceva Pierre Mousseau, il fatto che innovare è la condizione per sopravvivere. Questo credo che sia una cosa molto importante da capire. Perché? Perché per quello che riguarda la televisione, noi stiamo andando verso una moltiplicazione dei canali che o sarà un fallimento perché il pubblico continuerà a restare sulle reti generaliste, e allora sarebbe un dramma generale, o inevitabilmente la moltiplicazione dei canali implica un'ulteriore frammentazione del pubblico. E quindi implica una riduzione dei budget investiti per ogni canale sulla programmazione. E quindi, in definitiva, la moltiplicazione dei canali significa una riduzione dell'investimento medio orario nei programmi. E allora, arrivederci ai programmi che costano 1 milione di euro, 1,5 milioni di euro, oppure ai canali che richiedono 500-600 milioni di euro all'anno per la programmazione, perché inevitabilmente tutto questo si ripartisce con effetti sugli investimenti nei programmi e quindi sulla qualità. Noi sappiamo che non c'è sempre una correlazione diretta tra investimento e qualità del programma, però normalmente è così. Quindi noi stiamo andando verso una televisione in cui mediamente la qualità dei programmi si ridurrà se vogliamo avere una moltiplicazione dei canali. E questo significa riflettere sul tipo di prodotto. Seconda cosa, la frammentazione dei canali cambia radicalmente l'economia della televisione. Perché? Perché la pubblicità diventerà una cosa diversa. Se si frammentano le audience sui canali, meglio audience, bisognerà ripartire la pubblicità in modo diverso, tenendo poi conto che con lo sviluppo dei servizi in rete, come abbiamo visto, una parte, una quota degli investimenti pubblicitari incomincia a trasferirsi massicciamente su altri supporti o su altre forme. Quindi, per questo penso che siamo di fronte all'inizio di un nuovo ciclo della televisione che richiede un ripensamento per tutti, dove gli investimenti che hanno supportato fino adesso prevalentemente la televisione, che sono il canone, che ormai è una forma, scusatemi, ma veramente obsoleta di finanziamento dell'audiovisivo, dell'intrattenimento, dell'informazione e la pubblicità, tendono comunque a ridursi sicuramente, e la prospettiva, se nuove energie e nuove risorse dovranno arrivare alla televisione, arriveranno dal pagamento diretto delle famiglie, che però, voglio dire, deve essere ripartito su altri consumi, e pagare di più per la televisione significa rinunciare a avere altri tipi di consumi. Questo è evidente. Ma per questo, se noi ci pensiamo, è un processo che sta iniziando ora, che sarà per i prossimi 10-15 anni, ma è molto complesso e implica veramente un nuovo ciclo che richiede innovazione, innovazione, innovazione. Per le telecomunicazioni siamo di fronte a una cosa molto simile, larga banda. Qui si è sottolineato molto il problema di trovare le condizioni economiche per sviluppare le reti a larga banda, la fibra ottica. Stiamo attenti perché stiamo rischiando di entrare in una forma di determinismo tecnologico per cui basta sviluppare le reti per cambiare. Non è assolutamente vero, e tutta la storia delle telecomunicazioni ci dimostra che se insieme alle reti noi non pensiamo ai contenuti, rischiamo di fare degli investimenti che poi porteranno al fallimento. Allora,
un euro per la rete, un euro per i contenuti per sviluppare la larga banda. E questi contenuti sono sia i contenuti tradizionali, televisivi, che saranno accessibili in forma diversa e con risorse diverse. Ma per la larga banda i contenuti dovranno anche essere moltissimo i contenuti nei servizi. È da almeno 30 anni, i primi furono i giapponesi negli anni 70 e poi via via tutti gli altri, che si parla dei nuovi servizi in rete interattivi della pubblica amministrazione. Voi sapete che ogni comune rilascia circa 45 documenti diversi ai singoli e alle imprese. Di questi 45 documenti la maggior parte potrebbero essere erogati in rete, sono tutte cose di cui si parla da anni. Allora incominciamo a organizzare la pubblica amministrazione per far questo, così come la sanità, così come l'insegnamento e la formazione. Fintanto che non si aprono grandi cantieri dell'amministrazione pubblica a livello centrale e locale per trasformare la forma di erogazione dei servizi tradizionali tramite sportello, tramite aula, tramite quel che volete, in servizi accessibili in rete, la larga banda non ha senso, perché non ci sarà il modo per convincere e motivare le persone a utilizzarla. E qui ci sono esempi in giro per il mondo, basta andare un po' più oltre la Svizzera, andare in Danimarca e vediamo cosa è stato fatto, basta andare un po' più lontano in Sud Corea, in Giappone, e vediamo perché la larga banda, che ha tra l'altro una capacità di trasmissione gigantesca, sta andando avanti, eccetera, eccetera. Quindi credo anche da questo punto di vista, come si può dire, l'infrastruttura è fondamentale, ma non basta. Allora, se riusciamo insieme all'infrastruttura a creare le nuove forme di servizi che motivano le persone, perché io non credo che sarà sufficiente fornire il video on demand o i media on demand per motivare le persone ad allacciarsi alla banda larga e per trovare il volano che sviluppa la banda larga, non basta sicuramente quello, perché ci sono già altri supporti abbastanza ricchi. E oltretutto, se noi riusciamo, e finisco, riusciamo a mettere in moto questi cantieri di trasformazione delle forme di erogazione dei servizi, troviamo anche la condizione per creare le risorse necessarie nelle famiglie e individui a consumare più contenuti, perché i servizi a larga banda sono servizi che fanno risparmiare tempo. E siccome noi sappiamo che il tempo è la seconda, insieme ai soldi, risorsa scarsa e sempre più scarsa, e se vogliamo sviluppare il mercato dei contenuti, i contenuti invece consumano tempo e dobbiamo liberare il tempo da una parte per trovare il tempo dall'altra. E i servizi in rete sono esattamente questo. Però dovremmo veramente fare una riflessione molto grande con la pubblica amministrazione, con le imprese private, con tutto quello che può... E tutto il campo poi dell'educazione e della formazione, per riuscire a avviare questi nuovi cicli che saranno di medio-lungo periodo e che veramente richiederanno una grande capacità innovativa se si vuole che questi nuovi cicli portino a dei risultati di crescita economica, di crescita dell'occupazione e di benessere per tutta la collettività. Beh, poi potremo avere, grazie a te.